Sono tanti in teoria i giocatori in uscita. Tu mi dirai: no, De Marchi già stai sbagliando perché lo vogliamo tenere. Però si dice che potrebbe andare via anche perché ha mercato. De Marchi ha iniziato veramente bene, benissimo. Si è un po' perso, deve ritrovare la fiducia perché ha tante qualità importantissime. Se deciderà di andare via, non andrà a Lucchese, ma andrà in un posto veramente importante, penso. Senti, su Frascatore c'è l'interesse del Monopoli. A notizie di oggi ho parlato col procuratore Emiliano Chiaretti, mi ha confermato l'interesse, però ancora nulla di concreto. Sì, sì, c'è il Monopoli che lo vuole e stanno parlando. Se andrà via prenderemo un altro difensore. Minelli è un giocatore che piace, il mister lo ha già avuto, è un giocatore che può fare tutti e tre i ruoli da dietro. Senti, Beretta e Gori sono solo suggestioni, no? Cioè, tagliamo corto perché mi pare che siano trattative impraticabili, impossibili, o no? Da quello che so io non sono in uscita. C'era stato per Galano l'interesse concreto dell'Ascoli, perché piace moltissimo a Sottile, che l'ho allenato nell'ultima parte della stagione 2019-2020 proprio a Pescara. So che l'Ascoli ha parlato con il suo agente, però da quello che ho capito non hanno trovato l'accordo. Il Siena, da quello che abbiamo capito, vuole Valdifiori, ma il Siena ha Pezzella nel suo ruolo. Stasera ho letto la notizia che Pezzella forse va alla Regina, è tutto un incastro. Siena mi ha chiamato, okay. Io ho messo in contatto il Siena con il ragazzo, hanno parlato, vediamo insomma cosa succederà in questi giorni. In uscita abbiamo Bocic, Marilungo, Galano. Se vanno via loro tre sicuramente potremo prendere anche un altro esterno alto a destra, Mancino. Potrebbe essere Borello? No, penso di no, penso che non sia riuscita da Tretoni. Continueremo a giocare con Sorrettino titolare. Non possiamo tenere come secondo o terzo due portieri come Iacobucci e Di Gennaro. È una scelta delicata però questa, eh? Delicata, sì, però purtroppo c'è stato questo infortunio di Raffaele e abbiamo dovuto prendere un altro portiere affidabilissimo, una grandissima persona come Alessandro Iacobucci. Sorrentino poi ha fatto benissimo. Senti, ma Cabasci vi piace veramente o no? Sarebbe un ritorno. Ma Cabasci è un giocatore importante che ha fatto bene a Pontedera, che ha fatto bene a Como l'anno scorso. Fatto bene con Renate. 2 anni. Sì, a Renate l'anno scorso, scusa, che poi è stato acquistato dal Como, però non è un giocatore in uscita, quindi non so chi abbia messo in giro questa notizia. Forse l'errore è stato magari di non aver preso De Risio quest'estate, secondo me. Un giocatore come De Risio che desse equilibrio lì in mezzo al campo. Questa frase l'ha detta anche il presidente, mi ricordo, di aver magari condizionato un po' l'allenatore, un po' tutto, anche l'ambiente, avendogli messo in testa di magari cambiare anche modulo. No, non cominciamo con questa storia, Luca. Non ci sto. L'ambiente non ha condizionato alcunché. Cioè, Auteri, che è stato a Benevento, a Nocera, a Catanzaro, a Bari, si fa condizionare dall'ambiente. Dai, non scherziamo. No, Massimo, ma non sto parlando di giornalisti. Il primo attacco è anche a me stesso, è anche alla società, per questo equilibrio che non riuscivamo a trovare. Però la colpa è stata del sottoscritto, come ho sempre detto, che magari poteva prendere un centrocampista diverso e ci siamo insomma un po' persi. Siamo tornati a 3-4-3, le ultime 4 partite, 3 vittorie e un pareggio. Come hai detto te, Massimo, speriamo di arrivare terzi, quarti, insomma più in alto possibile, per poi giocarsi la Serie B ai play-off.